Amici di Lavoro in Corso TV, oggi sono qui con la mia assistente per celebrare un evento straordinario. Infatti esattamente 100 anni fa venne insignito Guglielmo Marconi, il nostro concittadino, del famosissimo premio Pulitzer. Il premio Nobel. Nobel, certo. Infatti grazie alla sua famosissima invenzione del telefono. Siamo... la radio. Dato che sei tutto tu, adesso cosa dobbiamo dire? Sigla. Sai dove siamo qua, vero? Sì. Alla visita guidata della mostra di Marconi per bambini, no? Quindi se ti chiedono qualcosa, io sono il tuo accompagnatore. Esattamente, 100 anni fa, infatti, Marconi è stato il primo italiano a vincere il premio Nobel per la fisica. Ma che personaggio questo Marconi, che grande uomo! Ma è vero che Marconi non guardava la TV e voleva solo sentire la radio? Era l'unica cosa che poteva fare in quel momento. Lei l'ha conosciuto? Ma siamo coetanei. La radio ce l'ha? Sì, a volte, io ammiro molto Marconi. Anch'io. Sì, sì. Io abito il mio Marconi. Ah, sì. Barbara Valotti, direttrice della Fondazione Marconi. Del Museo Marconi. Del Museo Marconi, più o meno, insomma. Che cos'è Marconi? È un modo di dire, è uno status mentale, è un'unità di misura, è una moneta, si scambiano anche Marconi. Il mondo di Marconi è così immenso che suscita fantasie le più... Guarda, una l'ha suscitata all'inizio del Novecento, è nato un nuovo mestiere con il nome di Marconi, cioè il marconista, l'operatore radio. E oggi siamo tutti in qualche modo eredi di quei marconisti, visto che ogni volta che appunto usiamo telefonino, connessioni wireless, ascoltiamo la radio, c'è un po' di Marconi. Adesso faccio una domanda sensata, che non come il tuo, ma Marconi, per fare tutte queste cose, da dove ha preso l'ispirazione? Cioè, ha visto qualcosa che gli è stato d'appoggio? Qualcosa? Bella questa domanda, più talento o più passione? È molto bella, c'è tanto talento e c'è tantissima passione. C'è la passione di un ragazzino che a 13-14 anni si innamora di esperimenti elettrici, c'è una famiglia che lo segue, quindi è una meravigliosa storia dove passione e talento si uniscono. È l'augurio per tutti quanti in qualsiasi campo. Lei conosce l'alfabeto Morse, vero? No, assolutamente no. Che cos'è pure? È uno che dà dei gran Morse? No, no. No, 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 no. Che battuta. Non sono a quel livello no, lì. No, no, no. Alfabeto Morse, no. Faccio una domanda, ma con l'alfabeto Morse, deve capire che cosa sto chiedendo, Cosa ho chiesto? Se mi sposto perché deve leggere... Bravissimo! Questa esposizione è realizzata grazie a un contributo di 450.000 euro della Regione Emilia Romagna, che ha anche finanziato con 100.000 euro alla Cineteca di Bologna la promozione della figura di Marconi, e con 150.000 euro ha sostenuto anche gli investimenti compiuti dal Comune di Sasso Marconi per il restyling del Museo Marconi. L'Agenzia di Stampa e Informazioni della Regione Emilia Romagna ha coprodotto il film di Ezio Allegroni, il pioniere delle wireless, Guglielmo Marconi. Che sagro, che sagro, non perde mai quella sua che aplomb. Oh, ma ti sei perso tutta la visita guidata, che bella accompagnatore che sei. Sì, ma avevo delle cose da fare, avevo tante cose, pensieri. Scusa, dove? Un gelato, a quest'ora? No, ma Marconi non mangiava mai gelati. Marconi digiunava, pensava, il Marconi era un personaggio.